Cari telespettatori, buonasera. Prendete posto perché stiamo per assistere a 90 minuti di grande calcio. Mauro Sandreani è al mio fianco per il commento tecnico. Sì, ho qualche appunto che riguarda le due squadre in campo, ma ne parlerò più tardi. Intanto seguiamo il calcio d'inizio. Dovrebbe essere una partita ricca di occasioni. I giocatori sanno che le partite d'inizio campionato sono fondamentali per il prosieguo del cammino. Speriamo che l'incontro non deluda gli appassionati di calcio e che non manchino il gol e il furore agonistico. Sono state rispettate le previsioni della vigilia. Il tecnico ha optato per un classico 4-4-2, chiedendo alla sua squadra una prestazione solida e grintosa. Attacco vanificato. Ibrahimovic. Bandierina su, pescato in fuorigioco qui. Segnalazione perfetta dell'assistente. Cristian Zapata, coda, lancia la palla in avanti. Ottimo lavoro per recuperare la palla. Buona occasione per aprire le marcature. Mesto, D'Agostino, Di Natale. Mesto, D'Agostino, Obodo, hanno ancora molto da fare da questa posizione. Di Natale, Pinzi, colpita! Conquistano il possesso e passa la palla all'indietro. Burdisso, Samuel, Solari, ha letto bene il gioco e ha recuperato la palla, gran lavoro, intervento completamente fuori tempo. Mesto, Pinzi, la ridà indietro, coda, Obodo, Pinzi, Mesto, D'Agostino, coda, D'Agostino, Obodo, Ibrahimovic. Solari. Grande opportunità per rendersi pericolosi sulla fascia. Tutto questo porterà a una rimessa dal fondo. David Suazo. Verso Ibrahimovic. Sta arrivando in porta. Pazzesco, vicinissimo. David Suazo.
verso Vieira, Solari, Burdisso, Solari, per Vieira, per Javier Zanetti, tira da fuori, fuori, davvero per un niente. Beh, ma perché la difesa l'ha lasciato tirare così indisturbato? Di Natale, David Suaso, Javier Zanetti, David Suaso, Solari, verso Kivu, Solari, per Javier Zanetti, mette un gran pallone filtrante, cade in area, concesso un rigore, ma credo che l'arbitro ritenga questa entrata un po' troppo dura per i suoi gusti. È al suo primo giallo dell'incontro. È difficile dire chi tra portiere e rigorista goda di un vantaggio psicologico. Gol! Rigore perfetto. Difficilmente avrebbe fallito conoscendolo. Si è concentrato sul dischetto, non si è lasciato distrarre e ha segnato. Hanno sbloccato la partita, 1-0. Questo certamente avrà fatto felice i tifosi, non c'è dubbio. Questo punteggio potrebbe dare alla squadra il coraggio per cercare il bis, magari prima dell'intervallo. Pinzi, Quagliarella, Di Natale, D'Agostino. Spedita sulla fascia. Deve crossare bene qui. Stanno cercando in tutti i modi di pareggiare. Sull'altro lato del campo. Quindici minuti se ne sono andati. Palla guadagnata, gran difesa qui. La gioca indietro al portiere. Maicon. Javier Zanetti. Vieira. Ah, hanno tagliato in due la difesa. Nelle mani del portiere. David Suaso. Grande intervento e minaccia sventata. David Suaso. Javier Zanetti. Sono riusciti a scavalcare la linea difensiva. No, niente da fare. È fuori alla destra del palo. Di Natale. Il passaggio filtrante non ha avuto esito e la palla è stata spazzata. Possesso palla riconquistato qui. Lancio filtrante al centro. Beh, ci hanno provato, ma il tiro è terminato fuori alla destra del palo. La difesa l'ha costretta a un tiro dalla lunga distanza. Peccato che non abbia centrato lo specchio della porta. Solari, Javier Zanetti, giocata intelligente, possesso guadagnato, attacco sventato, possesso riguadagnato, che occasione! Il guardalinee aveva la bandierina alzata, non è felice della decisione, ma è calcio di punizione.
Obodo, D'Agostino fanno girare agilmente il pallone senza trovare però Varchi in cui inserirsi. Solari la lancia lunga. D'Agostino, si stanno assicurando quantomeno di non perdere la palla, visto che il movimento dei loro attaccanti è per il momento inesistente. Si è guadagnato la palla, gran difesa. Solari. Per Vieira, David Suasso. Possono mettere una buona palla in mezzo. Di Natale. Conquistano il possesso. Verso Samuel. Burdisso. Solari. Sono abbastanza soddisfatti di giocare un calcio esclusivamente legato al possesso palla. Verso Javier Zanetti. Solari. Manovrano con pazienza il pallone, cercando il varco giusto per arrivare alla conclusione. Ha fermato benissimo l'attacco. Di Natale. Conquistata magnificamente qui. Verso Vieira. Per Javier Zanetti. Pescato con un lancio lungo. Solari. E passa la palla all'indietro. Burdisso per Chievu. Solari verso Vieira, verso Javier Zanetti. Riuscirà a creare un pericolo qui? È la loro seconda marcatura. Sono stati premiati dal loro atteggiamento aggressivo sin dalle prime battute e ora si trovano in vantaggio di due reti nel primo tempo. Una conclusione perfetta sulla destra. Grande potenza, ma anche precisione nello scavalcare il portiere. Hanno adesso due gol di vantaggio. Siamo sul 2-0. Adesso sembrano molto fiduciosi, specialmente sotto rete. L'allenatore vorrà che i suoi giocatori riescano a segnare anche il terzo gol per chiudere il conto. Sarebbe un gran colpo per il morale andare a riposo avanti di 3 gol. Finalmente riescono a tessere una manovra convincente. Bisogna capire adesso fino a dove li porterà. Mette un bel pallone filtrante. C'è il cross. Difesa solida in questo caso. Quasi 15 minuti al termine del primo tempo. Nuova possibilità di colpire. Ibrahimovic! Beh, penso che il portiere si fosse accorto che il pallone stava uscendo. Ha colpito forte. Penso che la palla sia uscita perché non ha saputo controllare la forza del tiro. Obodo. Pinzi. E improvvisamente la difesa è costretta a rincorrere. Ibrahimovic! Beh, non è riuscito ad essere preciso in questo caso. È nel suo DNA, ha già segnato in altre occasioni con tiri da lontano. Sarà dispiaciuto per non esserci riuscito questa volta. Vieira. Pinzi. Stanno avanzando sulla fascia. Ancora con il possesso palla in ottima posizione. La difesa ha fatto bene fino a questo momento. Grande intervento, il pallone riconquistato. La difesa è sotto pressione adesso. Magnifico passaggio filtrante. Riuscirà a tenerla? Ibrahimovic! Presa sicura del portiere.
Solari mette un gran pallone filtrante. Farà centro? Ancora sul pallone, posizione interessante qui. Un intervento tutt'altro che azzeccato. Punizione. Grande intervento e minaccia sventata. Kivu. Raccolto dal portiere. Maicon la batte in avanti. Solari. Palla messa sfruttando il buco. Tenta la fortuna. Rete. E con questo gol prendono pieno controllo sul match. Ora il loro vantaggio di 3 reti. Penso che sia decisamente rassicurante. Gran bella azione, conclusa con un gol di pregevole fattura. Si è dato molto da fare sulla fascia e ha pescato il suo compagno in area con un bel cross. La finalizzazione è stata superba. Il portiere non ha potuto nulla. Stanno letteralmente dominando e credo che riusciranno a chiudere questa partita ben presto. Ritengo che la partita sia praticamente vinta. Siamo 3-0. Sembra che non vogliano proprio concedere nulla oggi. Sono entrati in partita determinatissimi dopo il fischio iniziale. Sono stati in grado di saltare la difesa avversaria con una certa regolarità. Se continuano così possono fare grandi cose. Beh, c'è stato un attimo di panico, ma il difensore ha messo la palla fuori. E calcio d'angolo. Sul primo palo. Non c'è un attimo di respiro per la difesa. È stato concesso un altro tiro dalla bandierina. Un buon pallone sul primo palo. Che gol! E sono 2 in poco meno di 5 minuti. Ancora una volta la difesa si è fatta accogliere impreparata. Ora devono assolutamente cambiare registro per uscire da questa situazione. L'attaccante aveva un solo pensiero nella sua mente: scaraventare il pallone in rete a destra, dove il portiere non poteva arrivarci. Oggi ha dimostrato di essere in gran forma davanti e credo che non si fermerà. Siamo 4-0. Sono stati letteralmente perfetti sotto porta. Penso che questo gol abbia letteralmente messo KO gli avversari. Sono stati sinora di un'altra categoria, soprattutto in attacco. La partita è stata giocata 1000 all'ora, ma il risultato è abbastanza delineato. Vediamo come questa decisione cambierà il corso degli eventi di questa partita. Pinzi è sceso in avanti dalle retrovie per unirsi all'attacco. Può provare a mettere un cross. Oltre la linea laterale. Obodo. Sono riusciti a scavalcare la linea difensiva. Ci sarà un gol? Tira! Che gol! E sono 2 in poco meno di 5 minuti. Ancora una volta la difesa si è fatta accogliere impreparata. Ora devono assolutamente cambiare registro per uscire da questa situazione. E con questo gol la tripletta è completa. Sono certo che nessuno si sorprenderà se vorrà tenersi per ricordo il pallone del match. A 0. Come dimostra il punteggio, gli attaccanti oggi sono stati praticamente infallibili. Grande partita per i semplici appassionati, con una valanga di gol che varrà la pena rivedere in televisione questa sera. Almeno una squadra tornerà a casa felice, avendo mostrato una superiorità netta in tutti i reparti.
mette in mezzo. Palla riconquistata, altra chance qui. Si è guadagnato la palla, gran difesa. Siamo nei 5 minuti finali del primo tempo. Passa indietro al portiere. Obodo, passaggio che filtra. Il difensore l'ha intercettato. Per Javier Zanetti. Lancio filtrante al centro. Ibrahimovic! Ed ha segnato. Ora può sorridere anche l'allenatore in panchina. I suoi giocatori hanno iniziato a giocare splendidamente. Un altro gran gol. Penso che oggi non voglia proprio fermarsi. Ben messa giù. Mesto. Pinzi. Obodo. Pericolo adesso. Stanno avanzando molto bene lungo la corsia. Tenta il tiro. Hanno segnato. Era sotto pressione avversaria, ma ha mantenuto la calma necessaria. Ha guardato la posizione del portiere e lo ha trafitto con un tiro imparabile. Ha trovato il tempo giusto per l'inserimento e ha messo in gol dopo una giocata da ricordare. Doveva soltanto correre e scavalcare il portiere. Zanetti gioca nel pallone a metà campo con grande tranquillità. Sembra quasi un torello adesso. Grazie al largo vantaggio conquistato, ora possono controllare la partita senza particolari affanni. Passaggio largo sulla fascia. Di Natale. Quagliarella. Mesto. Stanno lentamente e faticosamente pensando a come costruire un'azione pericolosa qui. Sembrano soddisfatti di riuscire a mantenere il possesso palla ora, ma dovrebbero produrre qualche azione maggiormente offensiva. No, è stato intercettato. Buon colpo di testa di Natale. Grande intervento e minaccia sventata. Data indietro al portiere. Si alza la bandierina. Pescato il fuorigioco oltre la linea dei difensori. Pinzi. La vuole di nuovo. Fanno girare agilmente il pallone, senza trovare però varchi in cui inserirsi. Siamo alla fine del primo tempo. Alcuni giocatori sembrano già esausti dopo 45 minuti. Entrare negli spogliatoi per un po' di riposo non gli farà affatto male. È stata una buona prima frazione, ricca di occasioni da rete. Se vorranno avere più possibilità, dovranno rischiare qualcosa in più. 6-1 il punteggio dunque. E che differenza fra le due squadre in questi primi 45 minuti?
Partiti! Vediamo se i giocatori metteranno in pratica i consigli degli allenatori nella ripresa. Dopo aver dato un'occhiata ai giocatori in campo, posso dire con certezza che non ci sono stati cambi. Ci aspettano altri 45 minuti tutti da vivere, per noi e per i tifosi. Giocata intelligente! Stanno muovendosi molto bene lungo la corsia. La palla ha varcato la linea bianca. Di Natale. Proprio no. David Suazo. Vieira. Javier Zanetti. Non riescono ad intendersi. Cercano di aprire la difesa spostando il pallone sul lato opposto del campo. Ottimo recupero qui. Da lontano. Sì, un'altra rete. Sembra che stia diventando una sorta di tiro al bersaglio. Ora basta però. Bisogna avere un po' di pietà per il portiere avversario. Grandissima precisione dell'attaccante nel mettere il pallone a sinistra. Gli è stato concesso tempo e spazio per girarsi e quando lo lasciano libero è difficile che sbagli. Cristian Zapata. D'Agostino. Pinzi. D'Agostino. Finalmente riescono a tessere una manovra convincente. Bisogna capire adesso fino a dove li porterà. Non aveva chance di giocare il pallone. Di Natale. Sembrano soddisfatti di riuscire a mantenere il possesso palla ora, ma dovrebbero produrre qualche azione maggiormente offensiva. Il portiere c'è, si è mosso in tempo e l'ha bloccata. David Suazo. Chi riuscirà a raggiungere questo pallone? Cristian Zapata. La passata indietro al portiere. Sì, era in fuorigioco per il sollievo degli avversari. Javier Zanetti. Stanno macinando metri di campo e spostando in avanti il gioco. D'Agostino, Pinzi, Mesto, si è guadagnato la palla, gran difesa, bella palla filtrante sulla fascia, che palla meravigliosa! Adesso ha una possibilità per piazzare un cross. Proprio no. Burdisso. Chivu. La gioca sulla fascia opposta. Javier Zanetti. Vieira. Solari. Sta cercando di darla in profondità. Prova un compagno. Chivu colpisce il legno. Bel tentativo comunque. Andrà meglio la prossima volta.
sposta il gioco dall'altra parte del campo. Lungo pallone in avanti. Buona sovrapposizione. Rimessa laterale in buona posizione qui. Tenteranno una lunga gittata. Problemi per la difesa. Ha allontanato la minaccia. Intervento completamente fuori tempo. Quagliarella. Ha lavorato benissimo con la palla. Verticalizza. Ci sono i presupposti per un attacco. Non aveva chance di giocare il pallone. Questo è il loro primo cambio dell'incontro. È abbastanza difficile dirlo, ma penso che l'allenatore abbia deciso di difendere il vantaggio. Ed ha segnato! Ora può sorridere anche l'allenatore in panchina. I suoi giocatori hanno iniziato a giocare splendidamente. Non c'è stata abbastanza attenzione della difesa. Gli hanno lasciato troppo spazio e troppo tempo per il controllo. Ne ha approfittato ed ha messo la palla a sinistra. Cristian Zapata. D'Agostino. Obodo. Mette il pallone sulla fascia. Stanno avanzando molto bene lungo la corsia. Il difensore colpisce di testa e libera. Bella palla, è già una minaccia. Sulla palla adesso. Gran lavoro per conquistare il pallone. Javier Zanetti. 15 minuti nella ripresa, se ne sono andati. Quagliarella. Fanno girare agilmente il pallone, senza trovare però varchi in cui inserirsi. Mesto. Cambia gioco da una fascia all'altra. D'Agostino. Sembrano soddisfatti di riuscire a mantenere il possesso palla ora, ma dovrebbero produrre qualche azione maggiormente offensiva. Mette un gran pallone filtrante. E per... Rete! I gol stanno arrivando in rapida sequenza. Non sono passati nemmeno 5 minuti dall'ultima marcatura ed ora sono riusciti a segnare nuovamente, ponendo una seria ipoteca su questo incontro. Davvero l'istinto da attaccante. Ha scommesso sul fatto che potesse esserci una respinta. C'è sempre in occasioni come queste. Non soddisfatto per la meravigliosa tripletta, ha aggiunto un'altra prodezza alla sua straordinaria prestazione. Cristian Zapata. Mesto. Non stanno lasciando alla difesa la possibilità di avvicinarsi al pallone. Cristian Zapata. Finalmente riescono a tessere una manovra convincente. Bisogna capire adesso fino a dove li porterà. Falciato qui, concesso una punizione. Javier Zanetti. Grande intervento e pallone riconquistato. Straordinaria discesa del difensore. D'Agostino. Arriva a destinazione stavolta. Sono in posizione favorevole. La mette in mezzo. E la difesa ha sventato la minaccia.
Obodo, D'Agostino, riuscirà a trovare lo spazio per tirare? E la dà indietro. Cristian Zapata, Pinzi, la vuole di nuovo. Cristian Zapata, Di Natale, sarà rimessa laterale. Vieira, passaggio intercettato. D'Agostino, non riescono ad intendersi. Maicon, ottimo recupero qui, mette un gran pallone filtrante, è stata respinta dal portiere, calcio d'angolo. Batte a rete. David Suasso, la batte lunga, conquista nel possesso. Chiaro fallo qui. Pinzi, si guadagna una punizione da una zona molto interessante. Che faranno adesso? È abbastanza vicino per provare a tirare. Diretto in porta, fuori alla destra del palo, d'un soffio. Credo che abbia fatto bene a provare e penso che anche i suoi compagni siano d'accordo. Pinzi, Di Natale, Obodo, li stanno facendo ammattire. Gli attaccanti giocano di fino davanti all'area di rigore, senza che i difensori riescano a contrastare. I difensori sono affannati e faticano a tenere le marcature. Se la difesa non viene registrata all'istante, il rischio di subire un gol sarà molto alto nei prossimi minuti. Forse non è riuscito a controllarlo, ma è ampiamente alato alla sinistra del palo. Il passaggio è stato davvero illuminante. Avrei voluto vedere una conclusione degna di questo magnifico assist. Mesto. Ben fatto per conquistare il possesso. Obodo. I centrocampisti stanno facendo girare il pallone con grande naturalezza. Bene così. Mesto. Obodo, Mesto, e la lancia in avanti. Mesto, quasi 75 minuti sul cronometro. Troppo lungo e completamente impossibile da raggiungere. Questa sarà una doppia sostituzione. Potrebbe essere una mossa per registrare. Luis Jiménez. È completamente solo. Messa in area. Ha fermato l'attacco. Di Natale. Di...
Yann Azamoah. Burdisso. È stata messa fuori. Cruz. Ecco, si alza la bandierina. Giudicato in posizione irregolare al di là dei difensori, ma il guardialine ha vigilato in questo caso. Ancora sulla palla qui. Mesto. E la palla viene spostata sulla fascia opposta. È stata preda del portiere. Cristian Zapata. D'Agostino. Un intervento tutt'altro che azzeccato. Punizione. D'Agostino. Tengono il possesso palla in mezzo al campo, ma non riescono a trovare varchi per spingersi nell'area avversaria. Sfrutta la fascia. Il pallone è oltre la linea. Ne arriva una rimessa dal fondo. Cristian Zapata. Motta. Solari. D'Agostino. Mesto. Pinzi. Il portiere fa sua la palla uscendo tempestivamente. È libero al centro. Concessa una punizione in una zona molto interessante. Non è una posizione impossibile, potrebbe riuscire a segnare. Ha scaricato il tiro. Che gol! Un attimo! No, è fuorigioco, dice l'arbitro. Era in posizione di fuorigioco, il gol è stato annullato. La bandierina si è alzata con colpevole ritardo. Un attimo di esitazione da parte dell'assistente. Vieira. Facile presa del portiere. David Suazo. Non stacca gli occhi dalla palla per vincere il duello aereo. Maicon ha firmato un assist fino a questo momento. Per Kivu. Passaggio intercettato, in area. Yann Azamoah. Motta. La difesa è sotto pressione adesso. Grande chance qui. E corner, buona chance in questo caso. Sarà interessante capire come la decisione dell'allenatore potrà cambiare la partita. La scaglia in porta. Libera in modo maldestro. D'Agostino. Deviata dal difensore e la dà indietro. Il difensore si sovrappone. Basta un po' di spazio qui. Forse una perdita di concentrazione qui. La messa a lato. Ha lasciato scorrere la palla colpendola bene ma non troppo. Non è riuscito a battere il portiere, infatti. Il tempo passa. Kivu. Vieira. Luis Jiménez. Magnifico passaggio filtrante. Azione difensiva molto importante qui. Niente da fare stavolta. Burdisso.
sceglie un lungo lancio in avanti ed è un colpo di testa. Ha liberato David Suazo. È fuori. Verso Vieira. Il difensore è stato rapido a capirne le intenzioni. Di Natale. No, non questa volta. Kivu. Liberata dal difensore. Giocata intelligente. Metterà alla prova il portiere. Grande recupero. Attacco annullato. Quagliarella. Troverà lo spazio per tirare. Raccolto dal portiere. David Suazo. Ancora in possesso di palla. Adesso ha una possibilità di crossare. Va giù. Calcio di punizione. Cartellino giallo. Penso che sia stato un po' severo. Ha certamente colpito il suo avversario, ma non credo che l'intervento meritasse ammonizione. Forse è stato un modo da parte dell'arbitro per avere la partita in pugno. Abbastanza vicino per tirare in porta. E il portiere la blocca. Solari. Il difensore è stato rapido a capirne le intenzioni. David Suazo. Cruz. Bella palla, è già una minaccia. Il portiere la controlla. Triplice fischio dell'arbitro. L'incontro finisce così. Escono dal campo premiati dal risultato grazie ad una stupenda prova del collettivo. Hanno dimostrato di avere grinta e determinazione oggi. La striscia di vittorie consecutive arriva dopo oggi a 3. Quando si instaura questo euforico clima vincente è come se ci si dimenticasse che forma ha una sconfitta. Non penso che l'allenatore si potrà lamentare del risultato. Ognuno dei suoi giocatori ha dato il 110% giocando al meglio. La copertura live di questa sera è terminata e non mi rimane che ringraziare la mia spalla tecnica, Mauro Sandreani. Grazie e a tutti, a risentirci.